da Torre, Epifani. Allora, tutti hanno votato, la votazione è chiusa. Favorevoli 149, contrari 245, la Camera respinge. Siamo 1 bis 60, parere contrario, Commissione, Governo, favorevole, relatrice di minoranza. Nessuno chiede... Colletti, prego, deputato. Sì, in realtà il mio intervento è solo per chiedere la delucidazione che ho chiesto con l'intervento precedente, quindi se la potesse dare sarei molto contento. La ringrazio. Deputato San Nicandro, prego. No, io vorrei chiarire innanzitutto il mio pensiero che è stato, credo, mal compreso in precedenza. Io non intendevo porre in discussione se la Presidenza della Camera poteva o meno dichiarare inammissibili gli articoli. Una cosa sono gli emendamenti, una cosa sono gli articoli. Io ho ricordato che l'articolo 1 bis, eccetera, è stato introdotto nel decreto legge con un emendamento del relatore che la Presidenza aveva, della Commissione, e la Commissione nostra, aveva ritenuto ammissibili. E quindi ho citato proprio le parole della decisione, della deliberazione della Presidente Ferranti per dire che c'era una contraddizione. Però è ovvio che questo valeva. Vorrei. Sì. È Prego, ovvio deputato che. San Nicandro, la sì, seguo. No, perché scusa, no, la seguo, ma devo sì, seguire... no, non volevo essere ascoltato poi, da lei, e che il gesticolare, poiché parlo alla Presidenza, prego, mi distraeva. Prego. Non volevo, no, non pretendo di essere ascoltato, perché ma lei so, è sempre ascoltato, so che deputato. La Presidenza deve regolare il traffico e non è tenuta, come dire, ad ascoltarci no, nel no, merito. No, ma in questo caso lei si sta rivolgendo diciamo alla Presidenza, prego. Va bene, allora diciamo così. Ora chiudo questa parentesi per dire che la Presidente Ferranti ha dato le sue giustificazioni, ma io è smentita dalla stessa sua nota che continua, io non l'ho letta tutta. Parlando però degli emendamenti dell'opposizione, e qui c'è il punto. Faccio presente che nel caso in cui la ratio dominante dovesse essere individuata in una finalità generica, come quella di assicurare l'efficienza degli uffici giudiziari considerati nel loro complesso, l'iter semplificato previsto per la conversione in legge di un decreto legge potrebbe essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano l'atto con forza di legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare. E prima ho spiegato che la ratio dominante, certo, che va colta, però la ratio dominante del decreto legge si ricavava dai singoli, come dire, delle singole norme che erano state approntate per raggiungere quello scopo. Ho parlato di una brillante escogitazione lessicale della Presidente Ferranti proprio per aggirare l'ostacolo quando parla genericamente accelerare il contenzioso. Ma andiamo adesso agli emendamenti successivi. Quindi noi abbiamo votato a favore della soppressione di questa materia estranea. Adesso voglio, una volta sola, proprio per accelerare i tempi, giustificare il voto contrario che daremo a tutti gli emendamenti successivi del Movimento 5 Stelle. Perché? Perché loro con noi hanno votato per la soppressione, però successivamente hanno, come dire, presentato numerosissimi emendamenti, i quali non fanno altro che chiedere sempre la soppressione, ma a pezzi dell'articolo 1 bis, e cioè praticamente sopprimere il comma 1, sopprimere il comma 2, sopprimere il comma 3, sopprimere il comma 4 e così elencando, diciamo per semplicità. Perché io suggerisco ai miei colleghi di votare contro? Perché qui in agguato, fuori di quest'Aula e anche in quest'Aula, vi è una maggioranza, vi è un Presidente del Consiglio il quale dice che quest'Aula si attarda in cose inutili e che fa perdere tempo e, non avendo potuto decapitare la Camera, ha decapitato il Senato. Io non voglio prestare il fianco neanche sotto questo profilo al Presidente Renzi. Voglio ricordare che qualcuno, di fronte a questo modo di procedere, nel fatidico passato parlò di ludi cartacei in riferimento alla nostra attività legislativa. E poi sapete che, disprezzando i ludi cartacei,
e si è arrivati dove si è arrivati col famoso ventennio. E quindi io c'ho sempre presente, come dire, il contesto, e non suggerisco di presentare emendamenti, come in questo caso mi sia consentito dire, meramente ostruzionistici, perché se abbiamo votato per la soppressione dell'articolo 1 bis è inutile poi chiedere 10 votazioni, 20 votazioni per sopprimere, come dire, l'articolo 1 bis articolo per articolo, comma per comma, frase per frase. Mi sembra veramente eccessivo. Quindi per queste ragioni noi, non per le ragioni della maggioranza, ma proprio perché non vogliamo assecondare la maggioranza, noi voteremo contro tutti gli emendamenti che non mi dispiace dire che ritengo tra l'altro anche ostruzionistici. Sì, grazie. Allora, deputato Bonafede, prego. Sì, grazie Presidente. Riguardo all'ultima cosa che ha detto il collega Sannicandro, il Movimento 5 Stelle presenta l'emendamento soppressivo dell'articolo e poi presenta gli emendamenti soppressivi dei singoli commi, perché il Movimento 5 Stelle ritiene di avere il dovere di battersi fino all'ultimo strumento legislativo che ci viene dato per poter combattere contro le porcate che fa il governo e le porcate che fa la maggioranza. Non riteniamo di dover, tra l'altro, avere un comportamento differente perché il Presidente del Consiglio accusa il Parlamento di attività inutili. Se dovessimo andare dietro a quello che dice il Presidente del Consiglio, non solo ci perderemmo di casa perché ogni giorno dovremmo fare